strumentale, questo invece è dedicato alla musica latinoamericana. Oh, si chiama Latinamente.
Stefano Bagnoli alla batteria, Marco Ricci al basso elettrico, Daniele Moretto, tromba, che ha avuto bravo mio papà, che parla, grazie, lo faccio un po' perché mi piace farli e poi perché in particolare perché è sempre stato bistrattato, a me è sempre piaciuto, ma al pubblico invece non so, lo odiava praticamente. Facevamo questo, abbiamo fatto questo brano tipo uno o due volte al massimo perché non aveva successo. Io invece sono sicuro che vi piacerà, è un brano che mette un po' a nudo il pensiero del papà e della mia famiglia, è un brano che parla di tutto, di poesia ma anche di fabbrica, di emozioni. Il brano si chiama Musical e ve lo dedico con tutto il cuore. Davanti al bar di un locale cinese che io, con una voglia di pasta col pane che riempia magari un bidet, tu che non ti sei cambiato nemmeno quando han convinto a sposarsi i Morini, quel tuo maglione sudato color blu marino, dici va bene, d'accordo su tutto, tutto va bene, ma la cravatta dov'è? Mentre sorseggi una bevanda alcolica, io ed una voglia così di crepare magari soltanto col gas, tu che non parli nemmeno se butti a casa domani ci chiudono tutta la fabbrica, ti guardi come si guarda un parente e mi dici questo è il momento del musical. E già perché noi due clap e poi qualcuno sputerà, chip chap, come si fa? Come si fa nei musical, e tutto il mondo esploderà, no, per noi due, per noi due no, per via del musical, da 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 da. Illuminismo e pastiglia mattina, digiuno che io, mentre una vita rincorre ma stento una sisa che io, sarebbe bello che la canzonetta dicesse assente per male incurabile, invece sei lì che mi guardi ma poco, mi guardi come si guarda un cugino, mi guardi come si guarda un fantino, da allora non saluti neanche più il tornio, mi è putta a caso corretto il caffè, mentre prosegue penoso il romanzo di fabbrica, io con quelli davanti, ma si fa per dire sto pirla di roba metallica che scivola in vetro.
invece io butta caso che sono uno che si incazza subito, cioè al volo, perché se è vero che roba di anni di amore, per niente di roba metallica. E allora uno di noi due un bel giorno verrà giù da quella scala mobile, perché bisogna che qualcuno prima o poi si metta in testa il musical, e poi qualcuno applaudirà, clip clap, e poi qualcuno sputerà chip chap, come si fa, come si fa nei anche la fabbrica, lo so, e lo so, no per noi due, no per via del musical, e tutto il mondo applaudirà, e tutto il mondo griderà, che è meglio il musical, da 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 da. Questa volta è piaciuta. O non piaceva, bisognava proprio... Non piaceva. Ho capito, però dovevi esserci tu in teatro. Così. Va bene, questo invece è un brano... dell'inizio degli anni 60, dove si poteva anche ridere della delinquenza. Adesso è un pochino più difficile perché ti sparano subito, cioè non c'è il botte risposta della comicità, no? Una volta uno fa una battuta e poi riprende, invece adesso pam, morto, cioè è brutto, e non riesci a ridere anche dell'azione, tipo di personaggi, e questo è uno di personaggi che non hanno proprio capito la loro attinenza nel mondo del lavoro, cioè non riescono a entrare ancora, perché questo per esempio aveva deciso di fare il palo in una banda che si chiama dell'Ortica, ma è cieco, era sguercio, quindi avevo due o tre. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, oh, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte. Quando è passato davanti a lui un carabiniere. Insomma un ghisato di cariba è un metro a notte. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché lei ha il suo mestiere, così precisi come quella della mascherpa, sono rimasti lì i suoi amici a vedere i carabinieri, non sono i carabinieri qua, là, questo è l'accordo da carabinieri, potrebbe essere osservativo, un po'. Hanno detto, ma come? Ma porco Giuda, ma Mondocane, ma il nostro palo, ma brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla mai più peso, la sento niente. Ha visto perché vederci non ci vedeva un autobotte, però sentirci sentiva una idea. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché lei era il suo mestiere. Ci
ci sono stati uni spari, grida e botte. Oh, io me ne via, era già così mezzin. Lui sempre fisso di ascoltare nella notte, perché ci vede mai stessa notte come devi. Ed è ancora come un palo nella via. La gente guarda, gli da 100 lire e poi se ne va. Cospetto, guarda in giro e poi mette via. Ma poi borbotta, ma perché ormai è un po' arrabbiato. Ed è arrabbiato con la banda dell'ottica, perché lui dice, oh, non si fa così a rubare. Dice, ma come? Perché mi lasciano qui di fuori? E loro? Loro? Ma cos'è che vengono su? Portano su a 100 lire un po' per volta, a far così non finiamo più. No, 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 che stile, è proprio un Laura de stupido. Uè, io sono un palo, non un bamba, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di pistola, mi metto in proprio così non ci penso più. Faceva il palo nella banda dell'ortica, faceva il palo perché era soleste, faceva il palo nella banda dell'ortica. Allora, fermati, sono 30 anni che suoniamo sto pezzo, fermati. È 30 anni che lo licenziano. E 30 anni che lo riassumono. Perché? Faceva il palo, faceva il palo, perché ne ha insomma. Nostro, difficile. Lo chiamavano gli anni di piombo, che appunto era tutto molto molto complesso anche a livello interpersonale, però i sentimenti, quelli sono, non hanno tempo, non sono sempre belli da raccontare e da osservare. E questa, anche se scritta in un momento difficile, è una bella storia d'amore, si chiama Io e te. Thank you.
Io e te, io e te che ridevamo, io e te che sapevamo, tutto il mondo era un bidone da far rotolare, sì sì, perché la bellezza dei vent'anni è poter non dare retta a chi pretende di spiegarti l'avvenire, poi il lavoro e poi l'amore. E sì, ma qui che l'amore si fa in tre, che lavoro non ce n'è, l'avvenire è un buco nero in fondo al tram. Sì, ma allora, ma che gioventù che è, ma che primavera è, la tristezza è lì a due passi e ti accarezza i dei. Lei. Perché a noi piacciono tanti brani, specialmente quelli un po' magari sconosciuti, i primi, che sono quelli più freschi, più carini, più simpatici, quelli che ci fanno più ridere, oppure quelli che ci danno delle emozioni così particolari. E lui però fa, guarda, se mi mette le strette, vabbè, penso che è il portare a scala del tennis. Allora, un momento così bello come questo, mia città, ve lo dedico con tutto il cuore. Sul stradone
l'amore lo colpì. Parlava del perlù, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Da la 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 prima meraviglia, perché l'era un bar. Terra Andrea parla di Perlù, l'aveva vista passa bianca e rossa, che pareva il tricolore. Si male ne stavo più di parlare. Parlava del Perlù, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Da 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 prima mena mia, perché l'era un bambino. Soltanto ste cartoon che a guardare pare a nessuno, che a toccare e pareva che dormiva. Lascia stare, lascia stare, non lo vedi? Che roba di babbo! Del tennis, e parlava di Perlù, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Deutsch, de boom. L'era prima me ne via, perché l'era, perché l'era un barbù. Parlando di personaggi particolari, questo è un altro che è abbastanza particolare. È una canzonetta, si canta una canzonetta, però non ho mai capito, anche quando la faceva il papà, perché è così divertente, perché parla di un omicidio, tra l'altro in famiglia, cioè, come si chiamano gli omicidi in famiglia? Famiglicidio. No, famiglicidio è brutto, c'è un termine più preciso. Fratricidio, in questo caso, brutto, nel senso. Quindi, però, si fa
ma è morto anche lì, va bene. Detto questo, ve la dedico anche questa. E parla di questi due fratelli, più che fratelli, perché gemelli, di cui uno si chiamava Armando. Tira, 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 tira. Bello? Lo rifaccio? No, non posso. Commissario San Armando, era proprio mio gemello. Era quasi verso sera. Sera dietro stavo andando, che si è aperta la portiera. È caduto giù. Armando, mi ero dimenticato il prequel. E commissario San Armando, era proprio mio gemello. Però io ci volevo bene, come fosse mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. No, 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 ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi. No, non è un accordo d'alibi questo. Io c'ho l'alibi, ecco, io c'ho l'alibi. A quell'ora sono quasi sempre via. E tra l'altro non ho capito, cioè non mi sembra un alibi che regga molto, uno che dice al commissario che sono quasi sempre via a quell'ora, quindi sono a posto, vabbè. Era quasi verso sera, se lo dietro stavo andando, che si è aperta la portiera. Gnau, gnau, perché è vecchia auto, 1100. Cazzo, capito? È caduto giù la mano. Stato, ma va, pensa, strano, commissario, sto coltello, non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, se lo dietro stavo andando, che si è aperta, adesso voglio dedicarvi veramente in una giornata speciale come questa. C'è gente coi cani qua. Come si chiama il cane? Angel. Dedicato a Angel. Allora,
una giornata speciale come questa, voglio proporvi un brano di Chico Buarque. Perché? Era un brano che facevo già col papà in molte occasioni, poi abbiamo smesso di farlo, ma oggi è necessario che io ve lo faccia, perché non è possibile, ve l'hanno già detto in 100.000, però vorrei dirvelo anch'io, che cos'è passato da inizio 2018, gennaio, febbraio, marzo, aprile, marzo, 4-5 mesi, ci siano più di 150 morti, mi sembra un po' una cosa che non è accettabile in un millennio come questo, dove comunque la cultura dovrebbe supplire determinate disattenzioni. Adesso io faccio il musicista, non so occuparmi della sicurezza sul lavoro, però so che come io istruisco i miei allievi a poter fare uno spettacolo in sicurezza dal punto di vista psicologico, dal punto di vista tecnico, si debba riuscire anche a salire sui tetti senza cadere giù il primo giorno di lavoro. Questo è quello che ingenuamente penso io, che ho provato anch'io a fare il manovale con pessimi risultati l'altro ieri, però insomma c'era una persona che mi diceva cosa fare, cosa non fare, no? Ecco, spero che le cose vadano meglio, spero che i ragazzi vengano seguiti all'inizio e si possa poter lavorare per la propria famiglia, perché tu stai lavorando per te stesso, ma la cosa importante è che uno si dimentica, è che il lavoratore aiuta gli altri nella creazione di qualche cosa, a volte di molto molto bello, molto raffinato, anche quando vediamo una splendida opera d'arte, una grande, una statua o una casa, è fatto del lavoro di tante persone che a volte mettono giù i mattoni, e uno dice vabbè, stai mettendo giù i mattoni, sì, però guarda quando è finita la cosa. E quindi questo è un capolavoro globale, e a volte ci si dimentica, dice, non c'è solo l'architetto o il maître à penser, ci sono anche le persone che fanno lavoro umile, e questo lavoro però deve essere importante per tutti e tutelato. Questo brano si chiama La Costruzione, lo facciamo adesso per la prima volta dopo 5 anni, è dedicato veramente al 1° maggio. Quella volta mo, come se fosse l'ultima, e poi bacia sua moglie come fosse l'ultima, ed ogni figlio suo come se fosse l'unico, e attraversò la strada col suo passo timido, salì la costruzione come fosse macchina, lì sull'impalcatura 4 muri solidi, mattone su mattone in un disegno logico, ma gli occhi già impastati di cemento e lacrime, seduto a riposare come fosse sabato, mangiata pasta scotta come fosse un principe, bevuto e singhiozzato come fosse un naufrago, ballato e riso come se sentisse musica, ed inciampò nel cielo come un ubriaco fradicio, fluttuò nell'aria come fosse un passero, e
cade giù per terra come un pacco flaccido, agonizzando in mezzo al passaggio pubblico. È morto contromano, disturbando il traffico. Come fosse l'ultima, e poi bacia sua moglie come fosse l'unica, ed ogni figlio suo come fosse prodigo, e attraversò la strada come ubriaco prodigio, salì la costruzione come fosse insolita. Sull'impalcatura quattro muri magici, mattone su mattone in un disegno logico, ma gli occhi già impastati di cemento e traffico. Seduto a riposare come fosse un principe, bevuto e singhiozzato come fosse macchina, mangiato a pasta scotta come fosse il massimo, ballato e riso come fosse il prossimo. Inciampò nel cielo come se sentisse musica, fluttuò nell'aria come fosse sabato, e cadde giù per terra come un pacco timido, agonizzando in mezzo del passaggio naufrago. È morto contromano, disturbando il sabato. Come fosse macchina, e poi bacio sua moglie come fosse logico, di sua impalcatura quattro muri flaccidi, seduto a riposare come fosse un passero, e fluttuò nell'aria come fosse un principe, e cade giù per terra come ubriaco prodigio. È morto contromano, disturbando il sabato. Esclusivamente questo brano alle donne, alla donna e alle lavoratrici. Come esempio veramente di forza. Io credo che dopo aver vissuto un po' di vita, ho capito che il vero sesso forte è il sesso femminile, che riesce a fare un figlio, a lavorare e a coniugare a volte due aspetti così difficili come quello della gestione familiare e del lavoro. Ma anche dedicato a tutte quelle ragazzine che adesso è fortunatamente diverso, ma una volta le ragazzine venivano magari dal meridione nelle fabbriche del nord per poter vedere qualche cosa che non fosse il loro piccolo paese, no? Qualche luce, un'aspettativa di vita migliore, elettrodomestici, qualche cosa di più interessante, e a volte si incontravano con un mondo invece che era praticamente e assolutamente difficile, che era il mondo della fabbrica. Dedicata a tutte voi, Vincenzina.
Vincenzina al foulard non si mette più. Una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica come se non c'è altro che fabbrica. Di pulito e la fatica è dentro la zero a zero anche ieri. Sto rivera che ormai non mi segna più. Che tristezza, il padrone non c'ha. Neanche sti problemi qui. Vincenzina davanti la fa.